presentazione del nuovo libro del professor Alessandro Romani, qui con noi, Quando guidavano le stelle, viaggio sentimentale nel Mediterraneo, pubblicato da Guino, che ringrazio per la grande disponibilità che ha dato per l'organizzazione di questo evento. Ringrazio anche la splendida location che ci ospita, quella del Civico Museo Archeologico di Milano, che è il partner da oramai 2 anni di Italia Medievale, l'associazione di cui io faccio parte all'interno del comitato direttivo. Questa sera non siamo limitati ai pur lunghi 1000 anni dell'età medievale, ma spaziamo dall'Atene del V secolo a.C. e qualche scappata sui Fenici anche precedente, fino ai giorni nostri. Il protagonista è il Mediterraneo, è un diario di viaggio che viaggia, scusate il gioco di parole, su 2 binari paralleli, quello delle onde della storia, del tempo, e quello delle onde dei luoghi. In queste onde della storia, quindi dei secoli, il protagonista è lo stesso autore, perché è anche una specie di diario di viaggio, un diario di viaggio in 4 percorsi. Io voglio cominciare subito da quello che non va nel libro, non va, così ci togliamo subito il dente, cioè è un'incapacità dell'autore. Alessandro Vanoli è incapace di annoiare, e quindi non tenetevelo troppo vicino la sera, perché potreste non addormentarvi, e vi darà alcuni spunti, perché vi porterà a viaggiare dall'Atene di Socrate e Platone a quella di oggi, quindi con i suoi problemi, con le sue gravi contraddizioni che hanno coinvolto chiaramente l'Europa, da Ulisse a Shakespeare, perché Shakespeare c'entra con Mediterraneo pure se in inglese più di quanto possiamo immaginare, e senza volergli attribuire natali siciliani, come ogni tanto qualche teoria attribuisce, crolla lanza a Shakespeare. E poi vedremo grandi personaggi in azione, o direttamente o evocati, come Alessandro Magno, il grande duello tra Cartagine e Roma, anzi la sua fine e le sue conseguenze, le situazioni particolari di Genova e Venezia nel Mediterraneo, che come poi i loro marinai, soprattutto quelli di Genova, si sono trovati a essere i portinai, nel senso di aprire le porte di Ercole dal 1291, l'anno della caduta di Gerusalemme, quindi della fine sostanziale dei potentati costruiti dai crociati in 2 secoli, parte la spedizione dei fratelli di Baldi, che si perderà nel mistero, poi ci parlerà anche del concetto di mistero e misteri, dottore, di cosa non ci parlerà, non lo so. Parleremo quindi di porti, di rotte, di navi, come navi dalla galea alla caravella, quella che poi il genovese Colombo porterà al di là dell'oceano, ma fermandoci al Mediterraneo, e poi di quello che è stato il ponte, e che oggi ancora fisicamente lo è, tra l'Europa e l'Asia, quella Costantinopoli, già Bisanzio, oggi Istanbul, dove si sono affacciati razze di ogni tipo, perché è stata capitale della cristianità prima, della cristianità orientale, e poi un crogiuolo di religioni, di merci, di idee, e anche di artisti anche italiani, come ci racconterà il professor Vanoli. No, grazie, credo che abbia creato sintrope tese, una cosa del genere. Poi non so neanche bene se io ho scritto una cosa del genere. È una cosa, adesso che ho finito il giro, e che almeno prima delle vacanze di Natale io ho chiuso con le presentazioni, e mi rendo conto di una cosa che in fondo mi fa piacere, lo ammetto. Tutte le volte ho visto un libro diverso, ed era un po' il piano che avevo, perché io non so dirvi se è un libro di storia questo. Sì, in teoria sì, perché parla di tante cose del passato. È sicuramente il libro di uno storico, fuori discussione, l'ho fatto per troppo tempo per non
sapere che ormai queste cose sono proiettate in meno. Devo ragionare per forza con categorie che comprendono la categoria del tempo. Io ragiono con tempo in testa, inevitabilmente devo mettere le cose nel passato, se giro per strada devo per forza cercare di chiedere, mi viene naturale, di che secolo è quella casa. Però non è un libro di storia, cioè non è un libro di storia se per libro di storia intendete il saggio. Il classico saggio erudito, quello che ha le note a fine pagina, che ha la bibliografia, che ha tutta quella serie di apparati, no, che fanno di un libro un saggio, cioè una cosa che ha una pretesa di verità, che ha l'idea di raccontare non una storia, bensì il vero, o qualcosa di simile, qualcosa di vicino al vero, qualcosa che l'autore presuppone essere stato sufficientemente vero da poter definire secondo i criteri storiografici, sono tutte queste cose qua. Ecco, in questo senso il mio libro non è un saggio, naturalmente. Io ho pensato di scriverlo pensando a un racconto, in realtà. È onestamente un libro di viaggio. Ed è un libro di viaggio fatto da uno storico che si è stancato di fare lo storico. Perché per tanti motivi nella vita a volte ci si può anche scontrare con una difficoltà e con una stanchezza oggettiva. Per me la stanchezza forse nasceva da, per quanto sia del personale, ma molto del personale, questo libro, in fondo parlo di me, quindi di un personale così, non so. Questa stanchezza nasceva da, probabilmente dal fatto che il mio oggetto di studio era così ormai consunto. Io mi ero occupato davvero del Mediterraneo per una vita, o perlomeno per quel po' di vita che è stata la mia vita lavorativa, ed era triste vederlo ridotto così. In fondo quando avevo cominciato, non era più tanto tempo fa, erano gli anni 90, avevo cominciato a guardare negli anni 80, ancora non conto, ero troppo giovane. Negli anni 90 c'era ancora un bel carico di speranza che portava attorno all'idea del Mediterraneo. C'era l'idea, cioè, che quel mare potesse essere ancora un luogo su cui guardare politicamente, su cui fondare istituzioni, su cui fare azioni politiche, su cui, attraverso cui inventarsi anche delle cose. E lì che cominciarono a girare per l'Italia i vari, e non solo per l'Italia, anche in Spagna, in Francia, i vari festival del Mediterraneo, no? Per esempio, le cose ci sono ancora, quello dove si mangia couscous, si ascolta musica balcanica, dove si sentiva felice, pensavo che insomma in fondo si sia diventati tutti un pochino più simili l'uno con l'altro, nelle diverse sponde. Quindi era inutile raccontare tutto quanto il Mediterraneo, non avrei mai potuto farlo, sarebbero stati enormi volumi, eccetera, e cose del genere. E di porto in porto, semplicemente ho raccontato una storia, una piccola, che quel porto ha espresso delle tante possibili che potevo scegliere. E la scelta anch'essa è stata personale, lo dichiaro. Ogni volta il racconto riguarda me, riguarda una fonte che io ho studiato. È per quello che ha importanza nella mia storia. In generale, guardate, per tutti gli storici, quell'importanza che noi vogliamo in assoluto nasce dal fatto che uno a un certo punto ha trovato un manoscritto particolare e quel manoscritto è diventato parte della sua vita. Non c'è niente di realmente universale, è una cosa estremamente particolare. E questo è una cosa su cui inevitabilmente concordi quando fai questo mestiere. E così si parte da questo punto, da questa piccola storia, da questo piccolo frammento di realtà, e attraverso questo racconto qualcosa. All'inizio, anzi, è un po' eccessivo, la scelta è la Repubblica di Platone. Ieri sono sceso al Pireo, comincia così la Repubblica di Platone. Ed è un incipit così forte, anche letterariamente, che ha segnato almeno la mia generazione quando stavamo all'università, perché bisognava lavorarci su, bisognava capire in greco quella parola cosa alludesse, perché davvero ha scelto di dire scendere in quella maniera, perché voleva forse parlare degli inferi attraverso cui poi si può risalire una volta scesi sino in fondo dove c'è la caverna. Infatti alla fine della Repubblica si incontra il punto di massima discesa possibile, quello degli uomini che stanno a guardarsi le immagini che scorrono senza capire che sono semplici immagini. E così comincia anche il mio libro. Ieri sono sceso al Pireo, in piazza Sintagma, ho preso lo 0,40 e naturalmente potevo anche prendere la metro, naturalmente la metro verde si prende per scendere al Pireo. E le due cose non si assomigliano, sono due piani della realtà diversi, ma quando si viaggia, i piani della realtà noi li sommiamo assieme, sono due cose che ci appartengono entrambi, punto e basta. E
E se Platone vale per Atene e il Pireo, di lì in poi si snodano altre storie, altri racconti, altri pezzi di Mediterraneo. Cartagine, ai tempi della Terza Guerra Punica, Roma, più o meno ai tempi di Adriano, e via via Valencia ai tempi del Cid, durante i funerali del Cid e quant'altro. È tutto reale, certo che è tutto reale, ma non è che la cosa mi importi molto, se devo essere sincero. Perché quel tipo di realtà a cui mi appiglio con un pochino di vanagloria personale è più che altro quella letteraria. Secondo me c'era un vero che avevo bisogno di tirare fuori, che non dipendeva più dalla fonte, ma dipendeva da quello che volevo raccontare. E con la convinzione, anch'essa molto la convinzione da storici, che attraverso un punto inevitabilmente tu vedi tutto, perché è l'unica cosa che hai a disposizione. Da un piccolo punto tu la vedi tutta la realtà, certo, con un po' di immaginazione naturalmente. Ecco, questo Mediterraneo è cadenzato, questo viaggio nel Mediterraneo è cadenzato in 4 navigazioni. È un trucco letterario anch'esso, naturalmente. È un gioco letterario, è spudoratamente un gioco letterario tutto quanto. L'idea delle navigazioni è l'unica cosa che forse corrisponde di più al mio retaggio storico. Perché le navigazioni tradiscono l'unica cosa, l'unica cadenza esplicita da storico, l'età classica, l'età medievale, a cui non credo naturalmente, è ovvio che è una convenzione anche quella, non è niente di vero, è una convenzione storiografica su cui ci abbiamo fatto un dipartimento universitario. C'è stata un'età classica, c'è stato un medioevo, c'è stata l'età moderna e c'è stata l'età contemporanea. Ovvio, non è vero nulla, non c'è stata nessuna età del genere. Ci sono gli storici che hanno diviso il tempo per ragioni di carattere scientifico / didattico in quel modo lì, secondo dei criteri che sono ragionevoli, fondati naturalmente, ma sono criteri arbitrari, non è la realtà. E alla fine ci sono cascato inevitabilmente, è un puro gioco letterario, dicevo, ma sono 4 navigazioni. E queste navigazioni hanno molto a che vedere con me, e in quel a che vedere con me c'è una piccola parte di storia personale. Quello che volevo cioè raccontare era che assieme al Mediterraneo in fondo forse è sparito anche un modo per me di fare storie, di raccontare il passato. Il mio passato personale, al di là del viaggio reale, cominciava ed era cominciato nelle aule universitarie, che era l'altro modo. Ed è l'altro modo che abbiamo tutti di viaggiare, in realtà. C'è quello fisico, reale, e c'è quello non tanto immaginifico, ma è molto concreto anche quello. Quello che ti fornisce, quello che ti può fornire un manoscritto, una fonte attraverso la quale tu sei obbligato a guardare la realtà. Questa ve la spiego perché è importante. Quando si faceva storia in maniera, cioè, seria, non in assoluto, anche oggi si fa seriamente, ma quando la facevo io seriamente, quando cioè cominciavi il mestiere ed avevi tutto quell'entusiasmo che si ha davanti quando pensi di avere il mondo davanti, no? Perché è una questione anagrafica e perché c'era una mistica nei confronti di quel tipo di studi. Credo di non sbagliare parola se dico mistica, cioè c'è stato un tempo in cui davvero l'università ti faceva sognare già di per sé, perché capivi che c'era un punto, un orizzonte degli eventi talmente alto, talmente bello, a cui forse non avresti mai acceduto realmente, ma era quello a cui dovevi tendere, no? Ecco, quel tipo di mistica lì da noi si consumava prima nelle aule universitarie, quando cominciavi a studiare robe come la Repubblica di Platone, ad esempio, e poi in posti dove si cominciava ad affinare un po' il mestiere. Erano posti che normalmente un po' verosetti, un po' bui, non so se così ovunque, però Bologna era abbastanza così, a scienze politiche era più o meno una roba del genere. All'ultimo piano c'era una serie di scale, di porticine piccoli, io ci perdevo le prime volte. Arrivavo davanti a un'aula dove c'era un tavolone nero scuro, un bel po' di libri attorno, i libri non facevano neanche tanto. La logica che si imparava lì però era importante ed era quella seria, cioè lì si imparava che cos'era fare storia, che non è come normalmente si pensa l'impararsi delle date a memoria. La storia non c'entra nulla con tutto quello, perché se quello fosse il problema non avrebbe nessun senso avere degli storici in giro, degli storici che ti debbano dire che nel 1212 c'è stata la battaglia della Snaps del Toloso, una volta che l'ha detto uno basta, no? È ovvio che non può essere quello il problema. Invece ti spiegavano un'altra cosa: tu prendi un manoscritto, tu prendi una fonte, la prima cosa che ti interessa, una bella fonte antica naturalmente,
prendi quella fonte e devi cominciare a provare a vedere come questa fonte parla. Per capire come questa fonte parla, sei obbligato a togliere dalla tua testa tutto il presente e a sforzarti di capire qual era il mondo in cui quella fonte era collocata, assieme a quali altri oggetti stava, chi l'aveva scritta, perché l'aveva scritta così, chi odiava quella persona, chi amava quella persona, che cosa mangiava, che politici l'avrebbe votato quella persona, se poteva votare naturalmente, dipende molto dal luogo, che tipo di suggestioni aveva, che arte gli piaceva, e tutta questa serie di cose piccolissime assieme ti dava la possibilità di capire qualcosina di più di quel passato. Questo è un gioco che puoi fare in modi molto diversi, puoi usare fonti reali, poi naturalmente una foto non basta mai da sola, questo è ovvio, hai bisogno di tutti gli altri pezzi assieme che ti raccontino e ti permettano di costruire meglio quel passato remoto, ma a volte puoi farlo con altri oggetti, puoi farlo ad esempio con un quadro, e così a Venezia ho deciso di raccontarlo attraverso un quadro di Gentile Bellini, che per tanti motivi è stato importante per me tempi passati, e che mi sembrava perfetta come immagine, perché descriveva l'idea di una gloria di Venezia che alla fine del 400 aveva una certa importanza, e questo sostanzialmente è una parte del meccanismo. Dall'altra parte del meccanismo, a proposito di quello che si diceva prima, c'è inevitabilmente il problema di chi questa fonte la guarda, che non è un problema risolto dagli storici, non è neanche un problema risolvibile. Adesso i fisici hanno scoperto che anche loro che guardano la realtà in qualche modo ne influenzano l'interpretazione, ma gli storici di più, sicuramente molto di più. Cioè, quando ci mettono le mani gli storici, effettivamente ci mettono così tanto del loro, delle loro aspettative, dei loro desideri, del loro senso del presente, dei loro avverbi, dei loro congiuntivi, quando li usano ancora, e di tante altre cose, che in realtà la realtà che ne viene fuori è una realtà profondamente legata al presente e legata a quello storico lì, soprattutto. Allora, in fondo mi sono detto, se devo raccontare un viaggio e devo raccontare un po' di storia attraverso quel viaggio, di tanto vale che sia onesto con il lettore e che racconti di me, spiegando bene quali sono i meccanismi del gioco, e cioè raccontando del fatto, del perché queste cose mi sono piaciute in un certo momento, perché queste cose sono state importanti in un certo momento, e così inevitabilmente smette di essere storia nel senso che dicevo all'inizio e diventa un racconto, ed è un racconto che a me ha aiutato a risolvere un po' di dubbi su quello che era stato il mio girare nel Mediterraneo. È molto difficile per uno che ha studiato il Mediterraneo prima ritrovarsi in questo mondo. Non perché non ne riconosca le caratteristiche, dicevo, perché questo tipo di abitudini, questo tipo di tensioni ci sono sempre state. Sono proprio le parole che hanno dei problemi stavolta. Cioè sono le parole che in realtà sembrano essere venute meno. In realtà le parole non vengono mai meno, smettono di essere utili in attesa che qualche altra parola nuova diventi più importante, più utile per spiegare le cose. Se siamo nel mezzo, ecco, forse questo è il vero problema. Siamo tecnicamente nel mezzo di un processo di cui possiamo intuire le cause, ma non riusciamo a capire le dinamiche, almeno completamente, le dinamiche che ora lo muovono, e sicuramente abbiamo un'idea di poco confuse sulle dinamiche che lo muoveranno e sui punti di arrivo che questo processo toccherà. E il fatto di essere nel mezzo non è una bella cosa, perché ti toglie capacità di giudizio, perché ti toglie la capacità di vedere bene l'insieme, però anche porta con sé una grande responsabilità dal mio punto di vista, che è una cosa bella. Cioè il fatto di avere la consapevolezza, ci piaccia o non ci piaccia, di essere sulla barca. E noi dobbiamo, l'unica cosa che possiamo fare ragionevolmente è tirarla avanti, nella convinzione che sia la rotta migliore possibile, e contribuire nel modo migliore possibile a far sì che arrivi in un porto, qualsiasi porto. Ho finito.